Cari quaddisti, crossodromo di Castellarano, Motoclub Castellarano, siamo a giovedì, il giovedì prima dell'ultima gara del campionato italiano esanatorio. Signori, sentite un rumore di quad nella pista di Castellarano. Abbiamo un pilota che si presenterà all'ultima gara del campionato italiano con i colori del team Extintech e la moto messa a disposizione è del team Rondinini. Stiamo parlando del KTM 505. Il pilota è Tony Sousa Borges ed è arrivato in Italia, chiamato dal team Extintech, per affrontare quest'ultima prova dell'italiano. Ricordiamo che Tony sia un pilota del team Extintech e quindi, come corre nel suo campionato natale con gli ammortizzatori Extintech, così è stato chiamato da questo team per affrontare l'ultima prova dell'italiano. Ricordiamo che il pilota di questo mezzo, Filippo Rondinini, si è infortunato a metà stagione. E vediamo Franco Fratton, proprietario e team manager dell'Extintech. Franco, cosa ci racconti? Ti abbiamo visto lavorare nel primo pomeriggio, regolare le sospensioni su questa moto, che ricordiamo essere un KTM e non un Honda, perché Sousa Borges è un pilota ufficiale Honda, guardatelo come spicca. Franco, i tuoi ammortizzatori sul KTM, ricordiamo due cose: Tony non ha mai guidato prima di oggi un KTM e quindi benché tu lo conosca molto perché è un tuo pilota e fai le sospensioni su misura, hai dovuto adattare le tue regolazioni alle sospensioni della tua marca, però su KTM. Che difficoltà hai trovato? Ma diciamo, difficoltà no, perché comunque abbiamo diversi piloti che corrono con i nostri prodotti, con i KTM, direi ormai in giro per l'Europa, dal Portogallo all'Inghilterra, all'Irlanda, alla Spagna, alla Grecia, la Lettonia, in Francia, diversi, per cui direi di problematiche particolari no. Tony senz'altro è già un pilota che guida comunque con degli ammortizzatori normalmente regolati molto morbidi e se lo può permettere, perché l'Honda, avendo il leveraggio posteriore, gli permette di fare certe scelte, per cui qui gliel'abbiamo tenuti, diciamo, nella filosofia che lui usa normalmente per guidare. Poi adesso vediamo com'è, cosa ci dice, perché avere un'idea conoscendolo è una cosa, poi che hai fatto la scelta giusta sarà lui a dirlo. È sempre da verificare in pista. Senz'altro. Franco, parliamo tecnicamente, abbiamo visto il KTM uscire dal tornantino prima del salto di missione sul rettilineo, abbiamo visto la moto rispetto all'Honda, rispetto alla Yamaha, rispetto al Suzuki, comportarsi sul retrotreno in modo veramente, diciamolo quasi, pessimo. A cosa pensi che sia dovuto? A mio avviso è la scelta tecnica della KTM di avere un sistema senza leveraggio, che non è questione del leveraggio, ma è che ti obbliga a avere dei rapporti di leva ben diversi. Questa moto qua io la vedo normalmente bella o comunque accettabile, ecco, sui percorsi dove ci sono delle buche lunghe arrotondate di certo non penso che sia al massimo, dove invece ci sono scalini e buche quadre o molto ravvicinate, come può essere qui a Castellarano. Tutte le altre moto hanno invece questo leveraggio, permette di avere delle corse negative abbastanza importanti, di avere una sospensione inizialmente già più morbida, e senz'altro l'ammortizzatore segue meglio avendo anche più corsa. Il KTM ha un buon terzo in meno di corsa di ammortizzatore rispetto a qualunque altra che c'è oggi in commercio, per cui qualche lato negativo ce l'ha. Devo dire che, come dicevo prima, nei percorsi dove ci sono delle buche rotonde e abbastanza lunghe è una moto anche bella da vedere. Da qualche parte non si può avere tutto, via Franco. Franco, ti ringraziamo per l'intervista e ci risentiamo dopo le prime regolazioni e la prima discesa in pista di Tony. Signori quaddisti, da Castellarano, giovedì è tutto. Il Fiero vi saluta, buongiorno.